Ciao amici, siamo arrivati adesso alla spiaggia di Osdalla, un quarto d'ora da Calabonone. La strada è abbastanza con le curve, però niente di che, basta andare piano e va benissimo. Ecco, adesso do una mano a Marco a mettere la tuoia. Forse bisogna metterci, Marco, qualcosa sopra, altrimenti non tiene. Per adesso ci metto il piede. Dai, mettici qualcosa sopra. Le maschere. Quindi siamo venuti con Roberto e Simona. E adesso ci mangiamo un po' di sale. Ci abbiamo comprato dei panini, così prendiamo qua. E adesso ci siamo tutti sistemati con i belloni. Adesso vediamo un po' di sistemarla, dai. Adesso vi faccio vedere un po' la spiaggia, va bene amici? A dopo. Eccoci qua, Roberto, Marco, Simona. E il padrino. Caldo, Marco? Io a fare un bagno. Sì, che ci facciamo un bagno adesso. Allora, qua c'è lo c'è lo sangue, il fiume, poi ecco la spiaggia, il mare, l'acqua del mare è cristallina, lì da sul verde, è proprio bellissimo. Vediamo un pochettino, inquadriamola da vicino, l'acqua di questo bellissimo mare. Guardate un po' che panorama stupendo. Certo che gente ce n'è, per carità, non tantissima, si respira, abbiamo visto di peggio certe volte. Simona si è tolta il vestito, si è messa in costume, perché veramente la sabbia è bollente, quindi subito un super mega bagno. Bellissimo. Ah, qua mi metto anche la maschera, vediamo un po' se posso vedere dei pesci belli, magari lì vicino agli scoglietti. Guardate, quest'acqua è cristallina, cioè mi avvicino per inquadrarvela da vicino, perché veramente... Non so se riuscite a vederla, ma è proprio, cioè, stupenda. I colori speriamo che rimangano nel video, perché dal vivo sono meravigliosi. Una spiaggia dal fondale non altissimo, come potete vedere, e quindi anche per i bambini è il parco giochi ideale. Bella, tutto il verde intorno, la macchia mediterranea. In fondo c'è una casetta isolata, chissà se ci abita gente. Bellissimo. Roby, ti fai il bagno? Adesso anch'io vengo fra un po'. Dai, vogliamo vedere un super tuffo. Marco, ti fai il bagno? Dai, vogliamo vedere un super tuffo. Su Marco, tuffo in quest'acqua meravigliosa. Tuffo! Olè! Adesso ragazzi vi devo lasciare, mi vado a tuffare insieme a loro. Ciao! Ecco la spiaggia di Osdalla vista dall'alto. Là in mezzo ci sono Roberto, Roberto 1, Roberto 2 e Simona, che sono rimasti a fare il bagno, e Marco invece abbiamo fatto questa salitina dalla spiaggia che ci porta un pochetto più in alto. E guardate che meraviglia! Cioè, là in fondo l'acqua è verde smeraldo. Non so se dalle riprese poi si vedrà, ma è proprio di un verde smeraldo stupendo. Adesso continuiamo a salire e vediamo cosa vediamo dalla cima insieme a Marco. Marco si è fatto il bagno, poi quando è uscito aveva freddo e quindi sta così con l'asciugamano. Non so come faccia, perché io sto morendo invece di caldo. Ma non è che questa stradina qua poi alla fine, guardate un po',
ti porta in quest'altra spiaggetta che c'è qua dietro. Guardate l'acqua cristallina, è meraviglioso. È meraviglioso da una parte e dall'altra. Che meraviglia. E qui abbiamo questa montagna. Sì, continuiamo a salire, andiamo a scoprire. Vabbè, noi siamo oltre che camperisti anche escursionisti. Di solito infatti andavamo in vacanza in Val d'Aosta per a luglio, tutto il mese di luglio, per fare delle escursioni nelle montagne. Però mi sa che le piccole escursioni ce le troviamo anche qua. In Sardegna ci sono tantissimi e bellissimi percorsi escursionistici, però purtroppo d'estate fa troppo caldo e quindi le energie, insomma, non sono al massimo. Noi stiamo continuando a percorrere questo percorso, questa straduzza stretta stretta, perché siamo curiosi di vedere fin dove ci porta. Qua c'è un'altra spiaggia e lì c'è una spiaggia ancora tutto spiagge, meraviglia delle meraviglie. Dove ci porta la stradina? Praticamente, terminato questo viottolo che abbiamo fatto, abbiamo questo spettacolo di fronte a noi. Serve per non passare dagli scogli. Sì, praticamente abbiamo altre due spiagge e in più qua, quella che vedete più in fondo, è l'Osalla Beach, dove eravamo noi. Ecco il fiume, che ripeto dovrebbe essere il Cedrino, e le famose passerelle, ormai famose. Qua dovrebbe essere una diga, no? Cos'è? Sì, una cosa del genere, perché vedi, qua c'è il fiume e lì hanno fatto una specie di diga. Ma tu dimmi, che meraviglia! Anche qua è bellissimo, eh? Andiamo? Abbiamo scoperto, guardate i fichi d'India, non sono ancora ben maturi, ma fra un po' saranno pronti a mangiare. Ecco, riprendiamo il sentierino. Ci abbiamo fatto anche la nostra piccola escursione oggi per tornare alla spiaggia di Osalla. Bellissima è proprio. Marco, ti è piaciuto? Marco non vede l'ora di pranzare, vero amore mio? Quando siamo lì dobbiamo stare attenti a non caderci, sennò che c'era una salita ripida, per adesso la discesa. E adesso c'è una discesa ripida, la salita era ripida e c'è una discesa altrettanto ripida, e quindi che può essere scivolosa. Non abbiamo le scarpette da trekking, abbiamo le ciabatte da mare, fa niente, stiamo attenti. Attento lì nella discesa, Marco. Adesso vediamo se sono ancora in acqua. Guardate i colori di questo mare. Dio mio, che natura meravigliosa. È bellissimo. No, non avvicinarti troppo in lì, Marco. È bellissimo. Guardate che colori. Purtroppo ho fatto un po' di snorkeling e mi sembrava un pesce, invece poi mi sono avvicinata, cosa che non mi sarei mai aspettata di trovare in questo paradiso terrestre. No, un contenitore di plastica che mi sono premurata di portare fuori quantomeno dall'acqua, per buttare nella pattumiera. È stato proprio, in questo paradiso è stato come un pugno in pancia trovare la plastica buttata in questo mare stupendo. E veramente penso che chi ha avuto il coraggio di fare questo non ha il senso della bellezza della natura, gli mancano diversamente diversi sensi di moralità, di ammirare la bellezza del mondo. Guardate, non so neanche come spiegarvelo, secondo me, perché se io mi piglio la maschera e vado a tutto. Va bene.
ci sono rimasta proprio male quando ho trovato questa plastica in mezzo. Comunque va bene, dobbiamo accettare, tra virgolette, accettare anche questo e comunque non terminare mai di dire che non va bene. Della natura intera, perché insomma, lo so, sarà banale dirlo, però non bisogna mai dimenticarci che questa terra è la nostra casa. Sembra del ferro. Sì, e qua altri fichi d'India. Sto arrivando, amore, piano piano. Ecco, cadi, cadi giovanotto, così ci sbrighiamo. La smetti! Dai, siamo attenti, piano piano scendi, dai. Adesso andiamo e ci facciamo un altro bagnetto per rinfrescarci. A dopo, amici. Adesso salutiamo tutti e ripartiamo. Stiamo mettendo le cucciolette dentro, abbiamo già chiuso tutto. Simona e Roberto si stanno prendendo, facendo un piccolo break e poi partiamo, dai. Adesso Fabi su, partiamo. Speriamo di arrivare in fretta a Platamona. Fabio e Foxy, vi aspetta un viaggetto un po' lunghetto, eh? Marco, sei pronto? Ok, chiudila, così accendo un po' la pompa, li accendo. Ok, inizia a salutare così. Cosa dobbiamo accendere? Il climatizzatore. Ok, adesso vi salutiamo tutti e partiamo. A dopo, ragazzi.